Anche la sanità ha iniziato la sua fase 2, in particolare dallo scorso 27 aprile, quando sono stati riattivati alcuni servizi ambulatoriali uscendo dalla fase acuta in cui tutte le attenzioni delle strutture erano concentrate sull'emergenza Covid, fase nella quale le altre prestazioni garantite sono state di tipo eccezionale, legate all'emergenza-urgenza o alla indifferibilità dell'intervento, ad esempio per patologie oncologiche. La riapertura degli altri servizi sta avvenendo per step e dopo la tappa del 27 aprile ci sarà quella del 18 maggio. Siamo poi adesso partiti con un secondo step in cui abbiamo aperto ulteriori ambulatori e abbiamo cominciato ad intervenire anche sugli interventi chirurgici non più di tipo soltanto oncologico ma anche quelli di classe A e B, per arrivare poi il 18 ad un'apertura completa, quindi il terzo step, di tutti gli interventi chirurgici e di tutta l'attività ambulatoriale. Abbiamo fatto questi step per garantire, per dar tempo agli ospedali di riorganizzare e di rimodulare quella che era la risposta in tempo di coronavirus. Nel senso che adesso, per evitare assembramenti nelle sale d'attesa, saranno dilazionati gli appuntamenti, cioè il CUP prenderà gli appuntamenti distanziando uno dall'altro, tutte le persone che entreranno negli ospedali saranno prese nei distretti, sarà rilevata la temperatura corporea al fine di evitare che persone che possono mettere a rischio la sicurezza di altri utenti siano rinviate al proprio domicilio e quindi poi nel percorso delle cure domiciliari. Albani spiega che negli ultimi due mesi il timore di contrarre il Covid ha comportato un calo degli accessi nei pronti soccorso abruzzesi stimato tra il 60 e il 70%, in linea con il dato nazionale. Si sono registrati per lo più accessi di codici gialli e rossi e solo l'elaborazione di dati nei prossimi mesi farà capire, tra i mancati accessi, quali sarebbero stati legati a patologie severe. In Abruzzo poi numeri molto bassi circa la cosiddetta sindrome di Kawasaki, complicanza registrata specie al nord per i bambini contagiati dal Covid. Noi in media nella nostra pediatria per i Vescani ne vediamo 3 l'anno. Attualmente negli studi fatti a livello italiano abbiamo notato che mentre al sud è intorno al 4%, al nord, nelle regioni particolarmente colpite, questo può arrivare anche al 20-30%. Virus indebolito? Efficacia di diagnosi e terapie precoci? Il motivo non è ancora certo, ma i numeri, anche in Abruzzo, parlano di contagi, ricoveri e terapie intensive in evidente calo. Tuttavia, la guerra al SARS-CoV-2 non è affatto vinta. Non abbassiamo la guardia, questo lo dico sempre, l'ho detto sempre e continuo a ripeterlo. Finché siamo in una fase di studio anche dal punto di vista scientifico, l'unica precauzione, l'unico modo per interrompere la catena di trasmissione è il distanziamento sociale. Non mi stancherò mai di ripeterlo, distanziamento sociale e uso di mascherine finché non siamo sicuri che abbiamo vinto la guerra.